Salve a tutti! Ciao gente, eccoci qui di nuovo insieme. Allora, siamo tornati, oggi facciamo un bel tag, quindi video leggero, fa un caldo bestia, sembriamo entrambi in pigiama, sono solo magliette molto leggere, abbiamo caldo. Maglietta è bellissima. Tra La mia è bellissima pure, però sono l'altro, in è a tema pigiama. letterario la mia, È per vero? l'occasione. Chi coglie la Ecco, citazione? c'è scritto il titolo. C'è bisogno. Comunque. Da poco non facciamo un tag, sì. Esatto, e il tag che portiamo tra l'altro è un tag in cui ci ha taggato Nick Duca Bonpì, vi lasciamo giù in info box il suo canale. Ciao Duca, da quanto tempo? Ciao! Allora, prima di cominciare faccio le solite premesse. Se per caso vi piacciono i contenuti che porto, che portiamo, ogni tanto c'è anche lui come ospite, come special guest, ogni martedì ed ogni venerdì avrete sempre un E nuovo anche lui video. ogni tanto c'è con Esatto! la sua pallina. Con questa pallina. Ogni martedì e ogni venerdì troverete sempre un nuovo video con le varie tematiche che va dai libri alla vita con loro due. Se vi fa piacere, insomma, iscrivetevi e venite a far parte della nostra community. Siamo anche sui social, soprattutto su Instagram. Ci vedrete ogni giorno, sempre attivi, sempre, insomma, Il cane si è schiantato. in preda a tante novità. Ciao Ovviamente Torino. troverete tutto giù in info box, quindi direi andiamo e divertiamoci un po' con questo tag. Allora, il tag di oggi si chiama tag letterario dalla A alla Z, quindi per ogni lettera dell'alfabeto italiano ci saranno delle domandine e vi diremo la nostra. Allora, partiamo. Sì. Lettera A indica un autore di cui hai letto più libri. Comincio io. Vai, comincia tu. Allora, generalmente non sono una persona che tende a leggere libri di uno stesso autore, però soprattutto in gioventù, come se fossi tipo anzianissima, leggevo, ho letto un sacco di Quando eri libri. giovane. Esatto. Ho letto tutta la trilogia dei Pilastri della Terra di Ken Follett, Un luogo chiamato Libertà e non mi ricordo c'era anche un altro titolo, quindi sicuramente Ken Follett rientrava tra i miei autori più gettonati, ma anche Tracy Chevalier. Di lei ho letto infatti La Dama e l'Unicorno, ho letto Strane Creature, ho letto Quando cadono gli angeli, insomma ho letto un po' di roba sua. L'ultimo fuggitivo era. No, ancora no. Quindi direi che loro due sono in cima. Io non ne ho idea, comunque penso che siano tre gli autori di cui ho letto più cose. Sono, penso siano Tolkien, Asimov e Lovecraft. Penso che siano loro quelli di cui ho letto più racconti e libri, quindi direi questi tre. Pari merito. Pari merito! Lettera B. Bevo responsabilmente quando leggo? Alias, cosa bevi quando leggi? Io principalmente se le bevo qualcosa, bevo magari una bibita o un tè freddo o un po' di latte, boh. Sì, robe Ok. fredde comunque, di solito robe fredde, robe calde, quando leggo non ne bevo di Che sia solito. inverno o estate? Sì, sempre roba fresca di solito. Ok. Io invece generalmente quando leggo evito di bere perché ho sempre paura, soprattutto avendo spesso in mano libri della biblioteca, ho sempre paura di macchiarli. Però quando mi capita di farlo in estate sicuramente tè freddo, ghiacciato Buono, tè proprio. freddo. Sì. In inverno, e questo ho smesso di farlo da quando viviamo insieme effettivamente, Sì. dovrei ricominciare, il caffè. Bevo spesso una tazzina di caffè mentre leggo, perché non amo stare lì a tenere in mano il libro e la tazzina, quindi voglio bere qualcosa di veloce, ma che comunque insomma, mi dia sollievo, quindi in inverno caffè tutta la vita. Lettera C. Confesso di aver letto, si parla in questo caso di libri che magari sono un po' imbarazzanti, ci vergogniamo un po' di aver letto, no? Io confesso di aver letto 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Melissa P, ma Di Melissa P, bravissimo. Libro che ai tempi mi aveva incuriosita. Devo dire che ero giovanissima, avrò avuto 15 anni. adesso è vecchia, poverina. Eh Il sì. fiore degli anni è passato. Non... Il doppio degli anni c'ho adesso quasi. Vero. Avevo 15 anni ed era forse il mio primo approccio alla sessualità, nel senso come argomento. Si è allarmato Minchia, pure. Torino, tappati le orecchie che sei un cucciolo ancora sei minorenne. Ricordo che leggevo di questa autrice che scriveva queste cose così assurde. I piselli, le patate, Esatto, le cose. la patatina, cioè, insomma. Mi ricordo che ai tempi mi era anche piaciuto, piaciucchiato. Poi col tempo mi sono resa conto di aver letto la cosa più trash di questo mondo e vabbè, ormai era andata. Bravissima, Titi. Io E tu? non mi vergogno di niente. Leggo solo libri bellissimi, bellissimi.
Vabbè, in effetti non c'è nessun libro di cui mi vergogno, anche se ci fosse un libro vergognoso non me ne vergognerei. Alla fine i libri sono sempre belli, no? Però, insomma, sempre cultura. Quante saggezze. Sono superiore. Lettera di devo smettere di. Io devo smetterla di non leggere perché da un sacco di tempo che non leggo nulla e mi dispiace, però ho ancora tutti i miei libri a casa di miei, quindi mi viene anche difficile scegliere cosa leggere perché tutto non è qui, non ho qui niente, quindi. Ah! Io devo invece smetterla di angosciarmi quando devo abbandonare un libro o addirittura iniziare un libro. Esatto, perché la lettura deve essere un piacere, se diventa un obbligo o una cosa brutta è giusto smettere. Eh sì, spesso e volentieri capita, almeno a me capita soprattutto di andare in ansia da prestazione vera e propria perché, oh mio Dio, se questo libro non mi piace, poi sono una brutta persona. Non ha senso. Noi sosteniamo, io sostengo il diritto di abbandonare un libro, mi raccomando. Perché ho visto come può conciarti non abbandonarlo e leggerlo a forza, quindi non fatelo. Ciao, Ettore! Ciao, un pochino. Mostrati ancora al pubblico, dai. Vabbè, a posto. La pallina del lettorino. Continuiamo. Lettera E, e-reader o cartaceo? Io sono sempre per il cartaceo, mi spiace, ma non ho mai provato a leggere su un Kindle o un e-reader in generale, però no. Non Mai. penso mi ci troverei, no. Non ho la consistenza delle pagine, non so quanto, a che punto sono del libro, c'è cioè la percentuale, ma non lo so. Non mi ispira, quindi io voto per il cartaceo, purtroppo, per la scelta meno sostenibile. Io invece sì, anch'io voto Aia, voto per il cartaceo assolutamente, ma l'e-reader è un salvavita per i mattoni, cioè mattoni e reader tutta la vita. Mi piacerebbe riuscire a leggere più in digitale in modo da essere un po' più sostenibile, però vabbè, per fortuna esistono le biblioteche e libri usati proprio per questo. Esatto, usate le biblioteche. Esatto. Lettera F, fangirl dipendente di. Io sono un fanboy di Tolkien, ma si sa, quindi vabbè, è scontato, ma direi Tolkien e non smetterò mai di esserlo. Io sono una fangirl sfegatata di Massimo Picozzi. Lo sapete, cioè io ogni volta che esce un suo libro, ogni volta che so di qualcosa che ha scritto lui, True crime. esatto, cioè vado in brodo di giuggiole e devo procurarmi i suoi libri. Quindi sì, fangirl di Picozzi, salve. Ciao Picozzi, come va? Io Genere preferito che ti ritrovi a leggere? direi horror, fantasy, fantascienza. Classico. Io non ce l'ho un genere preferito, diciamo che forse tra tutti i generi quello che leggo più volentieri, nel senso a colpo sicuro, è È il il true. rock. È il true crime. Quello mi dai un libro true crime e stai sicuro che te lo leggo proprio con una tranquillità pazzesca, però dire che sei il mio preferito è un po' troppo. Buono il mio dito, Ettore? È buono? Scusa se guardiamo sempre in giro, ma c'è qui la Besca che ci sta, cioè, insomma, Si sta nutrendo delle mie dita. dei nostri corpi bellissimi si stanno nutrendo, sì. Andiamo avanti, lettera H. Ho atteso tanto per. C'è qualche libro che hai atteso tantissimo? Io sì, in effetti, però risale a un po' di anni fa questo libro, che è il terzo volume della trilogia di Apocalisse Z, un libro che parla di zombie, tra l'altro bellissimo, di un autore spagnolo, cioè se vi piacciono i zombie leggete questa trilogia perché è veramente bella. E l'ultimo libro non volevano tradurlo in Italia perché non so, i primi due non erano andati chissà quanto bene, però non sembrava, infatti era una cosa, cioè era andato benissimo, secondo me tantissima gente era appassionatissima e non volevano tradurre il testo. Abbiamo fatto una petizione noi lettori, anche io l'avevo firmata, con tanto di pagina Facebook, appunto petizione da mandare alla casa editrice, con mail minatoria anche da parte di noi lettori, di tradurre anche l'ultimo di questa trilogia. Alla fine l'hanno tradotto effettivamente. Finalmente, dopo molto tempo rispetto alla madrepatria in Spagna, è uscito anche in Italia e sono stato molto contento di aver partecipato a questa lotta per il diritto di avere il terzo libro. A te sei proprio scemotta, sei proprio uno scemotto. Io no, non aspetto mai niente. Oh no! Si è schiantato una seconda volta. Comunque, non ho aspettato mai niente. L'unica cosa che io aspetto sempre ogni anno con ansia è il Natale. Perché fa freddo. Perché è bello il Anch'io, freddo. se l'autunno fosse un libro direi l'autunno, assolutamente. L'estate fa schifo. Bene. Lettera I, in lettura in questo momento. Vado a recuperarlo. Intervallo con lettorino, lettorino. Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Ecco la mamma, è arrivata la mamma! Va, posso, Ciao! Ok. Ciao non ci patatino! serve più, puoi andare, vai!
Allora, libro che adesso è in lettura è questo, La vita perfetta di René Knight. Ah, che unghiette, Torino. Posto? Sì. Devo essere sincera, è una lettura che sto facendo dopo la cocente delusione di L'estate che sciolse ogni cosa, quindi al momento sono molto scarica e faccio fatica a leggerlo. Anche perché siamo in un'estate che sciolse ogni cosa. Davvero, cioè. L'ispirazione per la lettura è un po' calata con questo caldo. Stiamo sciogliendo tantissimo. Comunque, per il momento sono tipo a una decina di pagine. Senza infamia e senza notte. Allora, Ebi non si mangia. No, Tato. Non fa così schifo, non c'è bisogno di prenderselo. Ecco la pallina. Quindi insomma, questo qui. Io non sto leggendo nulla purtroppo, avevo cominciato qualche tempo fa Se i gatti scomparissero dal mondo, ma non mi ha preso, quanto fosse interessante la trama, ma non mi ha catturato. Mi serve qualcosa di succoso e potente per poter ricominciare, però passato questo caldo, adesso con questo caldo non leggo assolutamente nulla. Lettera L, luogo preferito per leggere. No. Non incazzarti con i libri, non ti hanno fatto niente di male. Cos'è che è la domanda? Luogo preferito dove preferisci leggere? Io preferisco leggere o sul divano o su una bella poltrona o sedia comoda, assolutamente. Anch'io, sostanzialmente anch'io, io non ho un luogo preferito dove leggere, io leggo praticamente ovunque. L'ho vista leggere ovunque, per terra, sui divani, sui letti, sui treni, sulle macchine. Non so come faccio a non venire mal d'auto quando legge in macchina. Cioè io leggo due righe in macchina e sbocco tutto. Invece no, tutto il viaggio a leggere si fa. Non lo so neanche io, sinceramente. Mi piace leggere in giro e basta. Aia! Brutto, maledetto. Non stavi dormendo un'oretta fa. Torna a dormire. Comunque generalmente il luogo più... dove leggo più spesso è il divano. Quello lì più... Santo divano, santo divano, aiuto! Che è lontano da questa bestiaccia qui che... Finché ancora, finché ancora non riesce a salirci sul divano, ma presto riuscirà. E lì saranno guai. Lettera M. Miglior prequel di sempre. Prequel. Star Wars, La vendetta dei Sith. Non è un libro, però... Ma niente, non mi viene in mente niente. Baro con un film. Il mio lo faccio dire a te. È vero, in effetti quello è un ottimo prequel. Lo Hobbit, ovviamente. Il motivo per questo essere in brodo di giuggiole ve lo linko su nelle schede, andate a guardare, vi lascio il minutaggio scritto qui, sì, capirete. Un bellissimo video. Capirete, ci amerete tanto e ci seguirete per sempre perché saremo, cioè, la vostra... E leggerete lo Hobbit, mi raccomando. E leggerete lo Hobbit, esatto. E anche basta. Vittorina. Dillo anche tu, leggete lo Hobbit. Questo sarà il video in cui ci spupazziamo Effre, punto. Praticamente, in cui lui ci... Tutto il tempo. In cui lui ci mozza, che ci graffia tutti, nello spupazziamo. Ma come si fa ad essere così accettati? Cioè, fa caldo, non abbiamo energie. Vai a dormire, vai, parte un sonno. Stavo dormendo prima, comunque. Lettera N, non vorrei mai leggere... Cosa? Non vorrei mai rileggere, nel mio caso, Cronaca di una morte annunciata. Te lo fece leggere a scuola, al liceo e mamma mia che... Non lo so. Me ne vado. No, è stato un trauma per lui, non ne vogliamo di parlare. Io sinceramente non metto mani avanti a nulla, cioè nel senso non vorrei mai leggere, non lo so, leggo praticamente tutto e non voglio precludermi la possibilità di leggere qualcosa, anche perché appunto i libri sono cultura, è bello leggere, quindi perché dovrei dire di no a qualcosa in particolare? Poi se non mi piace lo deciderò io, però insomma, ci sono piccole perle in ogni genere. Brava. Lettera O, Once More, ovvero il libro che leggi e rileggi. Un giorno non ho mai riletto un libro, forse sì. No. Non mi ricordo, non pare di aver mai riletto un libro, forse sì, ma non me ne ricordo. Penso che un giorno rileggerò La Signora degli Anelli, assolutamente, quello sì. Anch'io. E il resto non lo so, anche questo libro qua rileggerei volentieri un giorno, magari. Però non saprei, per il resto chi vivrà vedrà. Ciao Torino, ci hai cambiato giocattolino, non solo il giocattolino, ma la sua mantina. Esatto. Sta mettendo i dentini, quindi morti da tutto. Esatto, anche i libri, e non si fa. Io non... Allora, baro un po' in realtà in questo caso, però io ho riletto Il Conte di Montecristo. Ho riletto il primo volume, perché io ho l'edizione in due volumi,
perché l'avevo abbandonato, quindi quando l'ho riletto per riprenderlo, ho riletto il primo volume e poi sono andata avanti col secondo. Però è un libro che credo rileggerei sempre ogni anno perché è splendido, meraviglioso. Quindi ho parlato tra l'altro in un video in cui vi cerco di convincervi a leggere il Conte di Montecristo. Se non l'aveste visto, ve lo linko anche questo, sono le schede E giù in guardate anche basso. il film in due puntate con Gerard Depardieu. Carino, molto Bellissimo, carino. bellissimo. Lettera P. Perla nascosta, un libro che non ti aspettavi fosse bello. Nel mio caso io non me l'aspettavo, l'ho letto con pochissime aspettative, invece cioè, si è rivelato forse uno dei miei libri preferiti in assoluto, che vi tartasserò a vita, anzi ce ne sono due, vi tartasserò a vita per leggere quei due libri, sappiatelo, usciranno anche dei video a riguardo. Il primo è Uccelli di Rovo. Uccelli di Rovo è stata la scoperta della vita. Quanti sospiri mentre leggevo Uccelli di Rovo. Quanti sospiri, lui ne è consapevole. Mi Anche sono quello. sentito un pessimo marito mentre leggevo Uccelli di Rovo. No! Sospiri. È stato bellissimo comunque, cioè davvero è un libro che offre tantissimo. È davvero troppo sottovalutato, gente. Nessuno menziona mai Uccelli di Rovo. Ne ho Particolare. parlato, però ho intenzione di farci proprio un video su appunto come vi convinco a leggere Uccelli di Rovo, e perché merita un video a parte. L'altro libro è Frankenstein, perché anche quello l'ho letto con bassissime aspettative. Quando l'ho letto, cioè, mi si è aperto un mondo. E cioè, gente, dovete leggere Frankenstein. Perché la gente non legge Frankenstein? Dracula, bellissimo, per carità, ma c'è anche Frankenstein, che è una fottuta meraviglia. Lo leggerò Leggetelo. anch'io, vabbè. Sì. Io libri inaspettatamente belli non ne ho praticamente. Ne ho alcuni che mi hanno deluso, ma che pensavo fossero brutti invece poi erano belli, no. In effetti no, forse perché leggo solo libri di cui Sei sono sicuro sicuro? che siano belli, poi magari mi deludono, però che abbiano basse aspettative che poi mi rie. No, in effetti no. Lettera Q, questioni irrisolte, libri mai finiti. Forse è meglio che cominci tu. Libri mai finiti. Vabbè, ce n'è Vero. uno in particolare, in effetti, che ho cominciato appena ci siamo trasferiti qui, che però era un periodo in cui venivo da un Sì. anno di blocco del lettore, che è L'ombra dello scorpione di King, che insomma, come dopo un anno di blocco del lettore non era proprio l'ideale per ricominciare a leggere qualcosa di magari scrivere qualcosa di un po' più leggero. È molto bello, mi stava prendendo tanto, però era troppo, non ce l'ho fatta. L'ho abbandonato, ma lo voglio riprendere assolutamente un giorno perché mi stava piacendo tanto, però. Appunto, dopo un blocco di lettore così lungo non era l'ideale, sì. Io, per me è la questione più complicata, perché io ho tipo tutto un elenco di libri mai finiti, perché sono un'abbandonatrice seriale, cioè io se un libro non mi prende, ormai ho imparato che lo devo abbandonare, ciao, non si Come legge. dicevamo prima, appoggiamo il diritto di abbandonare un libro. Esatto, vi posso fare qualche esempio, tipo L'estate che sciolse ogni cosa, tipo I leoni di Sicilia, Siamo qua tipo... tutto il giorno se comincia, quindi mi fermerei qui. No! Tipo il deserto dei Tartari, ma perché No, è devi parlare bellissimo così? il deserto di Tartaro. Comunque, a riguardo, apro una piccola parentesi e vi dico che a breve uscirà una piccola rubrica, così ne parliamo un po', perché effettivamente sono libri che hanno occupato del tempo nella mia vita, ma non ve ne ho mai parlato e quasi quasi potrei anche parlarvi del perché li ho abbandonati, secondo me per quale motivo non valeva la pena andare avanti, eccetera, eccetera. Così da sentirci più vicini e chi come me abbandona e se ne vergogna tantissimo può sentirsi finalmente parte di un gruppo. Il club del libro abbandonato. Esatto, facciamoci forza! Esatto! Abbandonate un libro, non un cane. Lettera R. Rimpianti letterari, libri venduti o persi. Ne abbiamo venduti tanti nei nostri anni di vita, soprattutto durante il trasloco abbiamo fatto una cernita incredibile, però io, come si dice, pentimenti no, devo dire, non mi sono mai pentito di aver venduto un libro. Prestati mai ritornati indietro nemmeno, perché tutto quello che presto mi torna sempre indietro. Mi segno chi l'ha preso in che data. Tra l'altro, Simon, tu hai ancora il mio libro di Lovecraft, Gatti di Ulta. La prossima volta che ci vediamo ti chiederò di riportarmelo se non lo fai. Quindi no, non ho rimpianti di questo tipo. Bene, allora neanche io, anche perché io in realtà più che venderli, a parte Pescherina. alcuni libri che sono proprio libri che non si calcola nessuno, generalmente tendo a scambiarli, quindi alla fine sono libri che trovano una casa nuova, che se non mi sono piaciuti, pace. L'unico libro però che rimpiango di aver venduto, questo l'ho venduto tanto tempo fa e che adesso mi è venuta voglia di leggere, è Le affinità alchemiche o elettive. Le Elettive. affinità elettive di Goethe, che in effetti,
mi interesserebbe leggere. No, Però vabbè, me lo procurerò magari di nuovo in un'edizione magari più aggiornata, perché quella che avevo comunque era un'edizione molto vecchia. Lettere S, serie iniziate e mai finite. Qui ce n'è una che mi ricordo benissimo, che è la serie di Eragon, che sono quattro libri, ma sì, li ho anche tutti e quattro, li avevo tutti e quattro, se li abbiamo regalati a una coppia di nostri amici, giusto? Sì. Comunque, la serie di Eragon, lessi il primo, bellissimo, mi piacque un sacco, vidi il film e non ne parliamo. Lessi il secondo, che era molto bello anche quello, che non mi ricordo come si chiama, quale dei quattro, Inheritance forse, boh. Però boh, basta, poi mi fermai lì. Non so da che mi bloccai con il terzo, non lo lessi. Poi sentì tante persone che ne parlavano male, dicevano cose che succedevano nella trama che dicevo, ma che senso hanno? Quindi poi mi sono lasciato anche influenzare da queste voci e l'ho mollata lì. Quindi tipo dei tempi in cui ero alle medie, che lessi i primi due e poi abbandonai gli ultimi due. Quindi è rimasto lì, incompiuto, e penso rimarrà per sempre così. Quindi. Qualcuno che ha letto tutti e quattro i volumi conferma che gli ultimi due sono un po' una cacca, oppure valgono la pena di essere letti comunque? Fateci sapere. Fateci sapere. Io in realtà invece mi tengo molto alla larga dalle saghe perché appunto mi viene l'ansia a pensare di dover leggere più libri. Cioè, a me Ah, piacciono i libri senza la gamba impegno, addormentata, no! mi piacciono gli autoconclusivi o al massimo quelle trilogie in cui comunque i libri si possono leggere anche separatamente senza per forza avere dei punti che se non hai letto il primo non puoi capire il secondo, eccetera, eccetera. Quindi mi piace star libera, non mi piace impegnarmi, almeno per quanto riguarda le letture. Dicevamo che i dentini stanno crescendo, questo sottofondo è lui. Ci siamo quasi, siamo verso la fine. Lettera T, tra i tuoi antagonisti preferiti c'è? Allora, non dico il suo nome perché farei spoiler, però direi il cattivo di 1984, direi che lui, devo dire che è veramente tosto. Non mi riferisco al governo della società, anche se quello ovviamente è il nemico numero uno. Proprio la persona antagonista per me è quella più tosta di tutte in quel libro. Non vi dico il nome perché potrei spoilerarvi qualcosa. Leggetelo, leggetelo e fateci sapere cosa ne pensate. Io non so se definirlo un antagonista, perché non è un antagonista, forse è più una macchia all'interno della saga, però effettivamente è uno dei personaggi più enigmatici, più, non lo so, che più mi ha affascinato nella letteratura. Gollum! Sì. Gettata! Sto parlando di Gollum, perché è un personaggio molto ambiguo, non capisci esatto dove sta il bene e dove sta il male in questo personaggio Dove e finisce il bene, inizia il male. esatto, però capisci anche al tempo stesso la corruzione del male che ha rovinato questa vita, insomma è un personaggio veramente da analizzare bene a 360 gradi perché è È complessissimo. più vittima o più carnefice. Esatto, quindi mi affascina tanto, ripeto, non so se definirlo antagonista, però più o meno vuole quello. Sì, ha anche quel ruolo lì, non è l'unico, ma anche quello, sì. Lettera U, un appuntamento con un personaggio, un autore, qualcuno, con chi vorresti un appuntamento? È un appuntamento con un autore, penso mi piacerebbe incontrare ovviamente anche Tolkien, ma anche Lovecraft soprattutto, penso. Mi intrigherebbe conoscere un po' com'era. Come personaggio, prima che mi viene in mente di nuovo questo cattivo di 1984, ancora lui piacerebbe incontrarlo e sentire un po' cosa da dire. Ma a che pare? Penso che vorrei incontrare il dottor Oliver Sacks e chiacchierare con lui di tutte queste, insomma, di tutti questi pazienti che ha incontrato. Perché è affascinante quello che scrive, cioè veramente Vero, figo, figo. racconta di casi assurdi, quindi sì, assolutamente a cena con lui. È un Edmond Dantès, no? Come personaggio letterario, effettivamente sì, anche un Edmond Dantès, caspita. Non mi rimetterei alla cena. Magari la taglio questa. Vuoi dare un bacino? Ti ho offeso. Vi! V for Vendetta. Vorrei non aver letto. Cornacchia di una morte annunciata, assolutamente. Ti ho fatto così schifo. Ma perché?
schifo, schifo. Non è che lo dimentichi, non ti lasciano, mi lascia proprio il brutto dentro. Ve ne pentirete, Torino, non leggere mai quel libro, non leggerlo mai, anzi, mangialo quel libro. Mangialo. Te lo comprerò e tu lo mangerai. Ma no, io non vorrei mai leggere, no, cioè non vorrei mai aver letto il fumetto di Emma, bastava chiedere. È uno di quei fumetti che mi ha fatta letteralmente incazzare come una iena. Allora, innanzitutto ci ho fatto un video. Addirittura incazzare come... Mi ha fatta proprio arrabbiare quel fumetto. Non lo ricordo. Ci ho fatto anche un video, nel caso voleste vederlo, ve lo lascio sulle schede giù in info box. Mi aveva fatto arrabbiare perché, premetto che lo vorrei, potrei anche provare a rileggerlo per rivederlo a mente fresca, però ricordo che era pieno di stereotipi, pieno di scene che nel 2022 di certo non si vedono più, secondo me, ma soprattutto mi ha dato fastidio questo messaggio di incitamento all'odio. Era proprio una sorta di... Ma è quello l'odio verso gli uomini? No. Più o meno sì, sì. Era proprio un incitamento del prendersela con gli uomini sono quelli che sbagliano, gli uomini... Il male assoluto. Dava troppo questo messaggio del noi donne siamo povere vittime, è tutta colpa degli uomini, cosa che per me è deleteria, cioè tu non puoi predicare il femminismo dando la colpa agli uomini, piuttosto spiega il problema in maniera abbastanza oggettiva. E poi incoraggia la collaborazione, incoraggia in qualche modo. Questo sembrava più un fumetto incentrato sulla frustrazione, proprio l'incitare all'indignazione e basta. Il video è quindi questo il femminismo, giusto? Sì, no, esattamente. Perché gli uomini devono essere parte della soluzione, non solo il problema. Esattamente. Vi giuro, io è stato un fumetto che volevo evitare di leggere perché proprio mi ha causato un sacco di sentimenti negativi. E mi ha fatto un attimino destabilizzare sul concetto del femminismo. Poi per fortuna, andando ad indagare su altri testi, ho capito che non è questo il femminismo. Ma se una persona legge quel fumetto per la prima volta e magari legge proprio il fumetto perché è un po' più veloce e immediato, non si fa una bella idea del femminismo, secondo me. Il cosiddetto femminismo tossico. A me ha dato quell'impressione lì, sì. Poi tanta gente dice che non è vero, che dà invece degli spunti molto interessanti, che è un capostipite della letteratura femminista. Per carità, io magari non l'ho compreso, ma i sentimenti che mi ha suscitato sono stati indignazione, ma per il fumetto stesso. Siamo all'ultima, lettera Z, Z della formica. Esatto. Invece... Zanna avvelenata, quel finale che non volevi. Comincio io, sarà un po' ripetitivo, però non è che ho letto così tanti libri effettivamente in vita mia, come rispetto a lei sicuramente no. Ma cito questo libro qua che ho sempre sulla maglietta, che se non avessi ancora capito è 1984, che più che il finale che non avrei mai voluto è quello che speri fino alla fine che non accade, poi magari, non vi spoilerò nulla, però potrebbe essere che accade in maniera un po' diversa da come ve lo aspettate. Comunque insomma leggetelo e basta, cioè, non vi faccio troppi spoiler perché è veramente bello, se non l'avete ancora letto leggetelo perché ci vuole nella propria vita, nella propria libreria personale di cultura, ci vuole questo libro. Quindi, voto questo e ho chiuso. Allora, io di finali tragici non li ho incontrati per mia fortuna nella letteratura, però c'è un finale che mi ha un po' lasciata con l'amaro in bocca proprio per come è stato gestito, e sto parlando del finale del Ballo delle Pazze. Che mi ricordo che era stato veramente gestito male, cioè il libro era veramente molto bello, molto ben scritto, arrivati verso il finale non si scava sul cellulare Torino, no. Ricordo che arrivata al finale non lo so, è come se l'autrice avesse avuto fretta e non ha appiattito tutto, e quindi poi giustamente il finale, sì, per carità, ci sta, per un finale proprio che i finali frettolosi in effetti non sono mai simpatici, esatto. Spesso capitano libri, film, fumetti, spesso ci sono, sì. Serie TV anche. Bene, il video è finito, siamo arrivati in fondo all'alfabeto, è stato divertente, dai, simpatico. Ti è piaciuto? Sì, 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 nonostante il caldo torrido, dai, ci sta, sì, sì. È stato simpatico, sì. Allora, noi innanzitutto ringraziamo Nick per averci taggati. Ciao Duca, grazie mille, è stato molto divertente. A nostra volta tagghiamo, allora innanzitutto tagghiamo chiunque voglia farlo, e mi raccomando, usate, mettete in descrizione, insomma taggateci, così noi possiamo ritrovare il vostro video. Poi in particolare taggherei Melissa e Pier Giorgio, se lo vogliono fare. I Pier Giorgini, mammino e papino, sì. Esatto. Taggherei Sebastiano, sindaco di Giaratana. Esatto. E... Tra l'altro Sebastiano, mia zia, ha assaggiato le cipolle di Giaratana, dice che sono buonissime effettivamente, gigantesche e buonissime, quindi...
Complimenti a Giaratana, adesso ci puoi. Esatto. E taggo anche Matty, Claude Matty, quindi mi raccomando, fallo anche tu. Ciao Claude Matty! Ciao, grazie mille per aver guardato il nostro video, per essere stati in nostra compagnia. Speriamo che vi sia piaciuto. Se avete voglia di farlo, comunque davvero fatelo, a noi fa solo piacere. Noi al solito vi invitiamo ad iscrivervi nel caso vi piacciono i nostri contenuti. Siamo anche sui social, quindi anche lì veniteci a trovare. Sono tutti in base da Torino i nostri social, sì. Sono solo a tema e Torino praticamente, però sono belli per questo. Tutta tanta tenerezza, tante risate, quindi dai. Noi ci vediamo per un prossimo video che sicuramente sarà venerdì. Tutti i libri che avete sentito saranno giù in descrizione, giusto? Sì, esatto, giù in info box. E udito udito, abbiamo l'affiliazione Libraccio, gente. Quindi anche i libri usati, se li comprate con i nostri link, Libraccio poi ci dà un po' di percentuale, yuhu, che possiamo spendere per comprare strumentazione, nuovi libri e quant'altro. Quindi mi raccomando, se avete voglia di sostenerci, anche questo è un ottimo modo per farlo. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie ancora per averci ascoltati e alla prossima. Ci vediamo, ciao, ciao. Belli, ciao Vittorino, saluta, 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 saluta. Arriva. Ciao, ciao Vittorino, saluta, saluta, ciao. Ah.